Buongiorno a tutti, mi chiamo Matteo Alcalac e dirigo il Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Digital Humanities dell'Università di Modena e Reggio Emilia, o con un acronimo più semplice, DH More. Il DH More dialoga costantemente con musei, archivi e biblioteche, che sono uno dei soggetti primari con cui il centro intende sviluppare la propria progettualità. Il centro nasce con una vocazione fortemente interdisciplinare, mettendo insieme competenze umanistiche di vario tipo, che vanno da quelle più tradizionali all'economia, al diritto, alla comunicazione, al marketing, alla formazione, sino a collegarle con invece discipline più a spiccata vocazione tecnologica, come possono essere l'ingegneria informatica e altre discipline legate appunto al mondo dei media e della comunicazione. Quello che facciamo normalmente con gli enti culturali sono progettualità che intendono disseminare la cultura umanistica e soprattutto il patrimonio culturale, materiale e immateriale, presso un pubblico vasto e un pubblico non specialistico. Attualmente il centro, come si può vedere anche dalla pagina internet dedicata all'illustrazione della sua attività, il centro ha in cantiere ormai più di una quindicina di progetti attivi e nel corso degli ultimi 2 anni è riuscito anche già a terminarne alcuni. In particolare, ci occupiamo soprattutto di biblioteche digitali, che sono una delle modalità più semplici e più immediate di disseminazione della cultura umanistica. Le biblioteche digitali non sono nient'altro che uno strumento di diffusione e disseminazione del patrimonio culturale presso un pubblico molto vasto e molto spesso non specialistico, ma non escludendo anche la possibilità di coinvolgere un pubblico fatto di accademici e di ricercatori. In particolare, si tratta di dematerializzare il patrimonio materiale che archivi e biblioteche tendono a conservare e sempre più anche a raccogliere all'interno delle proprie sedi, dei propri istituti, per renderlo appunto fruibile a un pubblico più ampio. Digitalizzare e dematerializzare significa rendere accessibile un patrimonio che altrimenti non lo sarebbe. In particolare con la pandemia abbiamo imparato come gli strumenti digitali possono essere un modo per mantenere le istituzioni collegate al proprio pubblico, anche quando la limitazione all'accesso o addirittura la chiusura in alcuni casi lo rende più difficoltoso. Che cosa può fare il centro DH More per un museo, un archivio o una biblioteca? Può appunto creare una galleria o una digital library, che dir si voglia, di immagini, di oggetti, che diventa di fatto una galleria e un modo per disseminare la conoscenza e il sapere. Se volete vedere come il centro DH More ora, oggi, sta sviluppando con molti istituti culturali, in particolare quelli legati al territorio di Modena, un progetto ambizioso che cerca di mettere assieme patrimoni diversi, potete guardare lodovico.medialibrary.it. Lodovico.medialibrary.it è un progetto federativo che mette insieme archivi, biblioteche, ma anche musei e altri istituti di conservazione del territorio di Modena, cercando di tenere appunto assieme in maniera federata e condivisa il patrimonio che essi conservano. DH More cerca di sviluppare strumenti analoghi a servizio anche dei musei, perché sempre più la gestione di documenti, la gestione di immagini e in generale la gestione di dati, in qualunque formato e modalità essi vengano prodotti, può di fatto essere la base di una digital library, e può di fatto costituire la base per una ripartenza e una rinascita, o comunque una disseminazione più ampia, del patrimonio culturale che ciascuno conserva, indipendentemente dal formato in cui esso è conservato, è nato o viene diffuso.